Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è una giornata abbastanza particolare perché ci troviamo al circuito di Imola per un'occasione veramente speciale. Infatti gli amici di Frangivento Automobili, che non so se conoscerete, ma sono i realizzatori di queste e tante altre fantastiche vetture veramente particolari, mi hanno invitato oggi alla presentazione del loro nuovo bolide, ovvero, se già conoscevate la loro Sorpasso GT3, questa qui è un'evoluzione dedicata al mondo delle corse, più nel dettaglio a Loris Capirossi. Infatti questa macchina qui è stata realizzata interamente in collaborazione con il ben famoso pilota che ben appunto conoscerete, ha un sacco di dettagli che rimandano appunto al mondo delle corse e al pilota con il numero 65, che come ben potete vedere ha veramente tanti richiami. Comunque dopo ve lo farò conoscere, visto che comunque è qua con noi e la presenterà insieme appunto a Paolo e Giorgio, i due realizzatori di questo mostro e del marchio Frangivento. Ma direi non perderci in chiacchiere, adesso la faccio vedere, ve la farò sentire, saliremo a bordo e la conosceremo al meglio. Allora ragazzi, adesso prima di farcela spiegare da chi questa vettura l'ha creata, ve la faccio vedere un pochino velocemente. Come potete vedere è completamente inedito tutto quanto, qualsiasi componentistica è stata realizzata appunto da Frangivento in collaborazione con altre aziende chiaramente, e in collaborazione direttamente stretta con Loris Capirossi. Come potete vedere sono veramente tanti i richiami che rimandano a lui. Tre saranno le vetture disponibili alla vendita, ovvero dedicate appunto ai tre anni in cui Loris ha vinto il mondiale, cioè 90, 91 e 98. Questa qui è quella dedicata al mondiale 90, fibra di carbonio in vista, scarichi della Rizoma, ragazzi li conoscerete, i miei specchietti sono della Rizoma. Guardate che estrattore, è una roba che cioè non si vede neanche sulle ipercar di un certo livello. Questa qui è veramente una cosa spaziale. Adesso poi dopo, quando avremo la possibilità, vi farò vedere anche com'è a bordo. Questa qui io ne avevo vista una durante la mia vacanza a Monaco, era la Sorpasso GT3, non so se ve la ricordate, ve la faccio vedere qui in basso a sinistra. Questa qui è stata rivista, è stata migliorata sotto ogni aspetto per poterla far diventare veramente un mostro da pista, che Loris si è riapprovato, testato e probabilmente farà anche oggi, quindi in caso poi dopo lo vedremo anche alla guida. Come potete vedere ci sono veramente pochi dettagli che sono simili ad altre tipologie di macchine. Guardate i fari LED come sono fatti, c'è veramente una cosa assurda, un estrattore anteriore che è una barca. Però ragazzi, vi assicuro che dal vivo è una roba spettacolare. Guardate, avete mai visto dei circhi del genere? Specchietti, fibra di carbonio, prese d'aria che raffreddano, il motore 5200, il famoso V10 Lamborghini, che in questa versione qui, come appunto dice il nome, sviluppa 650 cavalli, 649 per l'esattezza. Anche questo per ridare appunto al numero di Loris, che ricordo ha sviluppato questa macchina in collaborazione stretta con gli ingegneri per poterla avere proprio cucita su di sé, tanto che pensate, il sedile ha proprio le sue misure, la scocca del sedile è stata presa proprio dalle sue forme. Guardate che roba, ragazzi. Un po' a catana, diciamo, con questa fascia spezzata in quattro elementi, che è il motivo distintivo del nostro Frangivento fin dall'inizio. L'abbiamo fatto diversamente con dei motivi stilistici che vanno anche sulla parte superiore, ma sostanzialmente il fanale, che in futuro sarà anche retrattile, questa zona qua entrerà e uscirà dalla superficie. Funge anche da spoiler, quindi molti elementi si confondono fra carrozzeria e aerodinamica. Allora ragazzi, vi faccio vedere anche gli interni, che rispetto ai modelli precedenti sono stati un pochino rivisti per essere un po' più normali, se si può dire normali. Ragazzi, guardate, adesso ovviamente è un po' buio, non si vede tantissimo, ma come potete vedere anche tutto l'infotainment è stato realizzato ad hoc per questa vettura qui. Il volante, cioè adesso non so se rende, ma è veramente bellissimo, piccolino. Tutto l'interno ricoperto in alcantara nero con i dettagli fluo gialli che richiamano appunto all'allestimento esterno. Ragazzi, è una roba fuori di testa, guardate che roba, veramente la cura del dettaglio nei minimi particolari. Ecco, forse da di qua si vede un po' meglio, che è un pochino più illuminato. Guardate che bello il contrasto con il giallo, tutto in alcantara, sedili su misura, c'è veramente tanta roba. Tasto magico. Guardate che lavoro, veramente
spettacolare, ragazzi, tutto personalizzato, come potete vedere anche l'infotainment. Dovete considerare comunque questa qui è una macchina che verrà sviluppata in 3 soli modelli, quindi comunque tutte le componentistiche che sono realizzate ad hoc per questa macchina, ragazzi, sono di un pregio e di un'unicità fuori di testa. Anche soltanto il faro davanti, prima ne parlavamo con Giorgio, il designer della vettura, si parla di costi spropositati ma che necessitano per poter avere appunto un effetto del genere, perché come ben potete capire progettare e realizzare ad hoc per una macchina del genere un faro così, beh, non è un giochettino, diciamo. Allora ragazzi, come detto, adesso ci facciamo spiegare direttamente da Loris, intanto piacere. Ciao, 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 ciao. Dici appunto allora come avete sviluppato insieme questa vettura, quali sono i dettagli, le modifiche magari rispetto anche al modello precedente da cui deriva la macchina? No, diciamo che ho conosciuto i ragazzi di Frangivento un po' di anni fa quando hanno presentato la prima vettura, la Sfanea Monte Carlo, e di lì è nata, diciamo, un'amicizia, perché anch'io sono appassionato di supercar, di vetture particolari. Mi hanno chiesto se partecipavo a livello, diciamo, di amicizia, di passione. Volevano creare una vettura diversa dalla Sfanea dedicata ai miei 3 mondiali. Quindi loro hanno costruito una prima vettura che è stata venduta in Abu Dhabi, che è nel Museo del Principe di Abu Dhabi, e questa seconda vettura è stata dedicata, è la prima delle 3 che vogliono costruire dedicata ai 3 mondiali che ho vinto, quindi è stata modificata in parecchi particolari, tutta la fiancata è diversa, è stato modificato il tetto dove c'è una freccia, non c'è più la presa d'aria che porta aria al motore, perché la differenza anche di questa dalla prima vettura, la prima vettura era con 2 turbine, questa abbiamo preferito rimanere col motore aspirato e sono riusciti ad avere esattamente 649 cavalli, poi dichiarano 650 e sono state tolte le prese d'aria nei passaruota anteriori, sono state fatte un sacco di modifiche per renderla più lineare possibile, però è venuta una vettura anche a livello aerodinamico molto simile a una GT3 da gara, perché ci sono tante precise aerodinamiche, hanno lavorato molto virtualmente in galleria del vento per vedere se tutto funzionava e devo dire che ieri abbiamo fatto i primi giri in pista e la macchina va veramente bene. Bene, ti ringrazio. Adesso andiamo a vedere. Grazie. Vai. Dettaglio. Oggi la provate? Sì, oggi allora no, perché il problema di Imola è uno che hanno pochissimi giorni in concessione e non si può fare rumore, quindi sì, faremo magari un passaggio per vedere per il rumore, però non si può girare. Abbiamo girato ieri, abbiamo sfruttato ieri il giorno per fare tutte le nostre cose. Vai. Ti ringrazio. Vai. Grazie mille di nuovo. Vai. Guardate che spettacolo al sole, ragazzi. Loro due ragazzi sono i due cofondatori di Frangivento, costruttore e designer, e il terzo non ha bisogno di presentazioni. Ciao, come stai? Bene, grazie. Uno sportello si apre così e rimane così. Essendo una macchina molto bassa, prendo lo sportello, si lavora prima su un lato, poi sull'altro. Ruotano, sono incendiati al centro e ruotano, hanno una bacchettina che li tiene aperti. Vedi anche questo. Praticamente questa è la prima, del 90, di questo numero del 90, qui vogliono fare 3, 91, 92, 91, 90. Allora ragazzi, siamo con Paolo, giusto? Cofondatore di Frangivento e ex meccanico. No, noi siamo una famiglia di costruttori di auto da circa 50 anni, prima mio papà, poi noi figli abbiamo ereditato, diciamo, il know-how di famiglia e abbiamo negli anni costruito auto per i più grossi brand automobilistici nazionali e internazionali, da Aston Martin, Zagato, insomma tanti altri, e fino a quando poi un bel giorno il connubio designer, quindi creativo di Giorgio e quello della mia famiglia e del sottoscritto, ha fatto sì che nascesse Frangivento. E questa macchina qui in particolare come nasce? Dall'idea vostra, da un progetto che deriva dai modelli precedenti? Questo qui è il terzo modello, esatto? Questo è il terzo, diciamo, il terzo modello, perché noi siamo partiti nel 2016 con il progetto Frangivento e la prima sviluppata è stata la Sfanè dal piemontese Asfanen. Non si può fare, invece noi l'abbiamo fatta, presentata, e quest'auto l'abbiamo portato poi ad Abu Dhabi, la Sfanè, abbiamo girato sul circuito di Yas Marina, e quindi si è fatta l'auto e insomma sta dando, insomma, in qualche modo
i suoi risultati. E poi la GT3, anche questa venduta al figlio del sultano di Abu Dhabi, presentata a settembre a Monte Carlo. E poi oggi siamo qua per svelare la GT65. E la GT65 nasce come tributo al pilota di MotoGP Loris Capirossi. 65 chiaramente era il suo numero in gara, e saranno tre esattamente identiche, proprio perché dovranno ricordare i suoi tre mondiali vinti. Quindi Asfané, GT3, GT65. Ti ringrazio, grazie comunque anche per l'invito, è stato un piacere veramente. Allora ragazzi, siamo anche con Giorgio, che è cofondatore insieme a Paolo della Frangivento. Ti ringrazio anche per l'invito, perché è stato veramente un piacere oggi venire qua. Grazie a te. E ti volevo chiedere, quanto ci vuole, quanto dura la progettazione comunque dall'idea a realizzare veramente poi una vettura del genere? Ma la progettazione, la durata varia da caso a caso, da macchina a macchina. Questa macchina ha avuto un tempo di gestazione molto lungo, ci abbiamo messo 3 anni, parte da un disegno che avevo già fatto del sorpasso GT3 e poi abbiamo declinato l'allestimento in GT65 per quanto riguarda questa macchina, per andare incontro a delle esigenze e a dei suggerimenti che ci ha dato Loris Capirossi. Quindi abbiamo creato un'auto con contenuti e richiami dal mondo delle piste della MotoGP e devo dire che il risultato è abbastanza buono. Sorprendente. 3 saranno i modelli realizzati, questo qui è uno di questi, è uno di quelli, vero? Assolutamente sì, questo è il primo del mondiale 1990. Abbiamo creato una capsule collection di 3 esemplari, 90, 91, 98. E saranno tutti uguali, quindi stessi contenuti, stessi elementi e stesso colore. Perfetto, grazie, ti ringrazio, giusto due chiacchiere, grazie mille. No. Adesso ragazzi, quello che faremo sarà filmare, vedere, sentire soprattutto la Frangivento in un qualche passaggio qui sul rettilineo, perché purtroppo per motivi logistici non sarà possibile comunque farci un giro a bordo, ma la vedremo passare qui sul rettilineo e fidatevi, basta e avanza. Ragazzi, che spettacolo di vetture! Per concludere il video vi saluto dall'interno dall'auto, perché cioè, quando mi ricapiterà mai nella vita di risalire a bordo di una Frangivento con questa qui edizione limitata, guardate che figata. Vi volevo far vedere una chicca, che è il tasto di accensione che riporta il famoso gas gas di Loris Capirossi. Ragazzi, guardate che spettacolo. Dentro ha qualche richiamo che ricorda Audi, il volante soprattutto, però in realtà poi è stato personalizzato in una maniera incredibile. La cosa che risalta di più è il fatto che comunque qui parliamo di una macchina, come detto, fatta artigianalmente. Quindi questa qui per adesso è l'unica vettura al mondo fatta così, le altre sono in produzione, la seconda in produzione,
lì c'è la targhetta che identifica il modello, cioè il modello, la versione, questo qui è il primo, quindi per onorare il mondiale del 90, infatti non so se si vede, ma il 90 è segnato in nero. E ragazzi, cioè, se non lo sapessi che è fatta a mano, tra virgolette, direi che questa qui è un'auto di produzione in serie, perché veramente è curata nel dettaglio più estremo. Per cui appunto ragazzi, da dentro questo mostro da 600 passacavalli vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati quando carico qualcosa di nuovo. Ringrazio Paolo e Giorgio per l'invito, per la grande possibilità che mi hanno dato oggi di venire appunto qua a Imola a vedere e a toccare con mano per la prima volta la loro GT65. E arrivederci al prossimo video.